Bentrovati amici di Hellas1903.it. Allora, sabato 28 di luglio il Verona si sta davvero formando come nuova squadra, come nuova forza per la Serie B e tra poco, la settimana prossima, anche i calendari, ma insomma è ancora calciomercato e lo sarà fino al 31 di agosto, anche se il Verona ha davvero ormai dato l'impronta quasi finale a quella che sarà la squadra. È vero, mancano gli attaccanti centrali, ma in verità ormai ne manca solo uno. Io intanto saluto Matteo Fontana, ciao Matteo. Ciao Andrea, ciao a tutti gli amici. Dicevo, ma ne manca solo uno perché proprio in anteprima stamattina sul nostro sito vi abbiamo dato la notizia dell'arrivo di Cocco, finalmente insomma si è trovato questo accordo. Andrea Cocco allora è un giocatore del Verona, è la prima delle due punte, chissà se poi sarà la prima o la seconda scelta di Mandorlini. Quello che conta è mettere a disposizione dell'allenatore una squadra, una rosa al completo. Si parla di Sforzini, che è l'altro obiettivo, e potrebbe avere una svolta in positivo per l'arrivo di Ferdinando Sforzini, l'operazione i prossimi giorni. Ma veniamo già alla squadra, perché ieri l'abbiamo vista all'opera. Matteo, eri a Moena a vedere Fiorentina-Verona, 1-0-0, che nel risultato sicuramente può considerarsi positivo. C'è comunque una categoria e un'esperienza notevole, no? Di differenza, ma veniamo a noi. Come hai visto il Verona, i primi movimenti in campo dei nuovi a confrontarsi insomma con una formazione di tutto rispetto? È stato un buon Verona in palla, più di quanto pensassi, perché è soltanto da una settimana che questa squadra si allena in altura a Santa Cristina. Verona che mi è piaciuto in Bacinovic per l'eleganza del tocco e per la precisione del lancio. È un giocatore assolutamente di tutt'altra categoria, ma questa è un'ovvietà, anche perché stiamo parlando di una categoria anche superiore per obiettivi, da una semplice Serie A per una tranquilla salvezza. È però anche un calciatore profondamente diverso da Taxidis, quindi gli equilibri vanno trovati. Non si può pretendere da lui che faccia da schermo davanti alla difesa, come era invece capacissimo di fare il Greco per quelle che erano le sue caratteristiche. E quindi Bacinovic va anche protetto, in questo senso si spiega la fiducia che è stata data da Mandorlini a Simon Lahner, che è più corridore rispetto a maggiormente tecnico Jorginho, che in questo momento mi sembra possa essere considerato maggiormente come alternativa a Bacinovic per la fase di costruzione. Ho visto un Rivas che non si è acceso poco, però anche è uno di quei talenti che con una fiammata ti risolvono la partita. Ha preso un palo di straordinaria spettacolarità con un colpo magico. Devo dire ancora appannati alcuni pilastri da vecchia guardia come Alfredson e Gomez, sempre attento Rafael, buona la spinta in fase propositiva di Crespo, fra i subentrati mi ha suscitato anche una buona impressione Verdun, questo ragazzo paraguayano molto deciso, sì, no? Molto deciso, con una buona personalità. Poi naturalmente la partita era già in fase calante, quindi stiamo parlando sempre di impressioni di luglio. Purtroppo la tegola, due tegole, sono una che è Pesoli, che altro giocatore che ha dimostrato di avere un gran carattere, gran prestanza e impatto sulla squadra, va sotto processo e c'è il rischio più che concreto che venga squalificato per il caso scommesse. E poi c'è l'infortunio grave di Giuseppe Pugliese. Ne avrò qualche mese, temo. Qualche mese out Giuseppe Pugliese. Quali sono le voci di mercato, voci concrete secondo le nostre fonti? Allora, per quanto riguarda il difensore centrale, se appunto per Pesoli dovesse andare male la vicenda, il Verona tornerebbe su Lisuzzo, che era comunque un suo obiettivo concreto, sul quale probabilmente sarebbe comunque tornato Sean Sogliano, che sta facendo aspettare un po' di tempo perché a Novara si convincano che Lisuzzo può partire. Là è una sorta di eroe popolare, è un capitano, è uno che ha Novara nel cuore, che ha fatto la scalata col Novara fino alle grandi vette, e insomma c'è questa difficoltà, però è lui l'obiettivo numero uno di Sogliano. Per quanto riguarda la sostituzione di Pugliese, che comunque era dato in partenza verso Bari,
c'è quest'altra idea che porta a Simone Rizzato, in odore tra l'altro in questi giorni, di essere il nuovo capitano della Regina, che ha cambiato naturalmente alcune carte, oltre ad aver rifatto i suoi impianti sportivi. Insomma, la Regina tenta di rifarsi un volto e di vedere se magari può essere un anno buono. Ma io dico, Matteo, il Verona, bene, siamo davvero, dobbiamo essere contenti di questa realtà. Anche le altre non scherzano, mi parlano di un Padova in gran forma già e con delle ottime anche soluzioni, un nuovo allenatore e poi insomma bisogna vedere lo Spezia in tutto questo supermercato che sta eseguendo, se poi riuscirà a trovare l'alchimia, la magia giusto per far competere lo Spezia fino ai vertici. È un Verona che si preannuncia molto forte, ma anche con insomma delle rivali che almeno sul mercato stanno facendo bene. La Serie B è per definizione uno dei campionati più difficili a livello professionistico, mi azzardo a dire perfino d'Europa, perché è lungo, c'è una grandissima carica agonistica da parte delle interpreti e al tempo stesso non mancano anche delle qualità tecniche più che interessanti, spesso e volentieri proprio dalla B partono dei giovani di assoluto valore, perché vengono proposti in un campionato in cui si possono formare rispetto alla Serie A, e quindi anche lo stesso Padova, che ha scelto questo manipolo di giovani condotto da Pea, che è uno che proprio con i giovani sa lavorare molto bene, mm-hmm. è un'altra di quelle squadre da tenere sotto controllo. C'è questo Viviani, no? Viviani che tra gli altri, vabbè, poi attenzione, c'è Nicolo Galli, che qua avranno avuto sfortuna, ma resta sempre un ottimo prospetto, ma è comunque un 88 che lui, quindi ma senza soffermarsi troppo sulle altre, c'è sullo Spezia che ha speso tanto e che come il Verona dei club che ha investito di più, ci sarà una strada lunga, impervia, il Verona però inizia a percorrerla con un forte credito. A proposito di giovani, è in arrivo anche Albertazzi dal Milan, questo si dice un giocatore davvero molto molto forte, tanto è vero che insomma il Milan vorrebbe darlo solo in prestito secco al Verona. Il Verona vorrà costruire, vuole e sta già costruendo una formazione primavera che sia assolutamente competitiva, proprio per andare ad innestare in questa formazione dei prospetti interessanti. Uno di questi tra l'altro è Tony Houston, 3 anni di contratto per lui, e questo vuol dire un reale ieri, investimento. L'ho visto ieri e deve ancora formarsi sul piano fisico, nei contrasti non arriva pesante, ha preso una spallata da Vargas che l'ha schiantato contro Vargas, potrebbe spalleggiare chi. Sì, ecco, è chiaro che deve formare, deve andare a svilupparsi da quel punto di vista, però anche il giocatore mi ha fatto una buona impressione, si vede che ha una buona scuola alle spalle, che ha una formazione già di un certo spessore, è uno di quei ragazzi su cui si può puntare per il futuro più o meno prossimo dell'Hellas. Molto bene, allora amici di Hellas1903.it, noi continueremo a seguire in diretta tutti i giorni, giorno e quasi notte, insomma, perché poi non dobbiamo esagerare troppo, sennò insomma, tutte le vicende del Verona, seguiremo le prossime amichevoli, Matteo le ricordiamo, mercoledì ore 18.30 a Bressanone col Sud Tirol e poi sabato alle 20.30 allo stadio di Trento contro il Palermo. Quindi due test comunque altrettanto impegnativi per questo Verona che sta crescendo e deve crescere anche in fretta, perché poi alla fine insomma il campionato è alle porte. Crescono numerosissimi gli abbonamenti, il numero di chi sta rinnovando l'abbonamento, segno anche di una grande fiducia in quello che sta facendo il nuovo presidente Setti e con naturalmente i suoi aiutanti. Bene Matteo, grazie per seguirci, per continuare a dare numeri in costante aumento agli accessi del nostro sito, e allora ci leggiamo e ci vediamo alla prossima. Ciao! A presto, ciao!